Valentina Morandi, sono docente presso la Libera Università di Bolzano nella Facoltà di Scienze e Tecnologie e mi occupo di ricerca operativa, cioè quella parte della matematica che si occupa di formulare dei modelli per ottimizzare i processi industriali, i processi logistici e tutto quello che può rientrare sotto il campo dell'ottimizzazione, quindi di migliorare quello che è il servizio generale che stiamo osservando. L'argomento che voglio affrontare oggi, però, è un argomento che secondo me è di largo interesse per quel che riguarda sia il territorio appunto di Bolzano che in generale quello che è l'ottimizzazione delle consegne logistiche e dei trasporti. Il titolo di questo intervento è la collaborazione orizzontale tra le aziende di trasporto e le aziende logistiche. Come voi ben sapete, le aziende logistiche sono quelle che si occupano appunto delle consegne per quel che riguarda sia i clienti finali che i clienti industriali. Il problema più grosso che hanno le aziende logistiche, soprattutto quelle che fanno spedizioni alle persone fisiche, è appunto lo sfruttamento della capacità dei veicoli adibiti appunto al servizio logistico. Lo sfruttamento della capacità è spesso sottovalutato perché facciamo un esempio, diciamo famoso, che è quello di Amazon con il servizio di Amazon Prime. Quello che loro devono fare è garantire al cliente un livello di servizio molto alto, ovvero l'oggetto che viene acquistato tramite il portale deve essere distribuito presso l'abitazione del cliente nel tempo massimo di una giornata. E appunto questo livello di servizio molto alto fa sì che il servizio di spedizione spesso viene fatto anche se non si raggiunge la piena capacità dei veicoli che trasportano questi oggetti. Quindi ogni volta che si analizza il fenomeno delle spedizioni, bisogna sempre tenere presente il trade-off, quindi il bilanciamento tra la capacità dei veicoli che vengono utilizzati e il livello di servizio che viene richiesto per i clienti finali. Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad un nuovo fenomeno. Questo nuovo fenomeno si chiama sharing economy. Sostanzialmente, la sharing economy è un'idea che viene portata avanti con l'obiettivo di ridurre quelle che sono le emissioni dovute sia alla produzione che al trasporto di determinati oggetti e diciamo un'economia in cui gli attori dell'economia si aiutano in modo da ottenere degli obiettivi comuni. Quello di cui parleremo oggi è sostanzialmente la riduzione di quelle che sono le emissioni di CO2 dovute al traffico e le riduzioni dei costi per le aziende e il miglioramento del livello di servizio per quanto riguarda il cliente finale. Solitamente quello che viene chiamata collaborazione verticale è già utilizzata da tempo. La collaborazione verticale significa la sincronia tra la fabbrica che si posiziona al posto più alto di quella che è la catena di spedizione e tutti gli agenti intermedi, quindi tutti i magazzini, tutti i centri di smistamento dei pacchetti, è già ottimizzata in larga parte perché tutti i dati appartengono appunto all'azienda e sono in grado di gestire tutti i loro attori in modo molto, molto sistematico. Quello su cui invece si è speso poco fino ad ora, ma è di grande interesse dal mio punto di vista, è la collaborazione orizzontale tra aziende diverse. Quindi quello che è il mettersi d'accordo tra aziende che effettuano lo stesso servizio per poter migliorare il livello di servizio, chiaramente, ma tagliando allo stesso tempo i costi e ridurre la CO2 tramite quella che è l'alleanza tra diverse aziende. Ovviamente per fare questo abbiamo degli ostacoli non indifferenti. Il primo fra tutti è lo scambio di informazioni tra le varie aziende che deve essere effettuato in modo sicuro e le aziende devono avere fiducia nel sistema, quindi non devono poter pensare che questo sistema sia fallace in un qualunque modo. Ma soprattutto le aziende che aderiscono a questa alleanza chiaramente desiderano mantenere il proprio livello di servizio o quantomeno i propri profitti. Per tentare di andare incontro, diciamo, al primo problema che è lo scambio di informazioni sicure e la fiducia, chiaramente ci vuole un supporto informatico adeguato che sia in grado di proteggere le informazioni e allo stesso modo sia in grado di garantire
ai clienti, alle aziende che aderiscono alla coalizione o alla cooperazione, che non vengano persi i propri dati. Per quanto riguarda invece il mantenimento dei profitti, il miglioramento del livello di servizio, per quello ci sono dei modelli matematici che vengono chiamati modelli di sharing economy affidabili. Per quanto riguarda la collaborazione orizzontale, in realtà ci sono alcuni settori dove viene già ampiamente utilizzata e questi settori sono i trasporti di fatto aerei e marittimi che implementano questi modelli già da diversi anni, soprattutto questo è dovuto al fatto che il posizionamento delle grandi navi cargo all'interno dei porti o anche degli aerei cargo è molto vincolato dal fatto che si hanno degli slot orari molto stretti e poche postazioni atte appunto al trasporto e così via. E quindi da anni loro, queste compagnie si occupano di fare della collaborazione orizzontale. In effetti si ha un enorme potenziale per quanto riguarda la collaborazione orizzontale anche in altri tipi di trasporto. Chiaramente avremo bisogno di trasparenza e di questo se ne occuperà tutto quello che è il supporto informatico su quel che guarda, appunto per quanto riguarda i trasporti. Però la divisione equa dei profitti e dei costi, il miglioramento del servizio, viene da modelli matematici che derivano sia dalla ricerca operativa che dalla teoria dei giochi. La teoria dei giochi sostanzialmente ci aiuta nello scegliere delle regole per queste divisioni eque, sia di profitti che di costi, mentre per quanto riguarda la ricerca operativa, beh, la ricerca operativa si occupa di scrivere dei modelli che garantiscono che la divisione sia fatta secondo le regole della teoria dei giochi. Come dicevamo prima, quelli che sono i fattori base sono la riduzione del costo totale del servizio, la divisione equa dei profitti e lo scambio, in questo caso, del tempo di servizio di ogni azienda a beneficio delle altre della coalizione e lo scambio di questi clienti, che deve essere fatto in modo sostenibile per tutte le aziende. Prima di presentare quello che è la mia linea di ricerca attuale, vorrei raccontarvi un po' di casi di studio relativi appunto alla collaborazione orizzontale. In genere si possono ottenere dei risparmi per quanto riguarda il trasporto che possono essere pari anche al 30% rispetto al tempo di viaggio totale di queste aziende. Quello che è importante ricordare è che il guadagno di ogni azienda deve essere almeno quello che avevano nella situazione non collaborativa e per quanto riguarda, per esempio, le aziende no profit, sto pensando a tutti quei servizi in cui, forniti per le persone con problemi di disabilità oppure, per gli anziani, quindi i servizi, di trasporto per le persone, che hanno delle esigenze particolari. In questo caso, se stiamo parlando di no profit, quello che si va a controllare è il livello di servizio che deve sempre migliorare all'interno della coalizione. Il primo caso di studio è quello di Boerema. Il caso di studio si occupa di fatto delle spedizioni dei supermercati Albert Heijn olandese e l'Aldi tedesco e altri supermercati. In questo articolo dimostrano, dati alla mano, di poter ridurre i costi di trasporto per questi supermercati del 22%. Per quanto riguarda un altro caso di studio, quello di Barami, dove si parla dei produttori tedeschi della Henkel e la Schwarzkopf, dove si dimostra che il costo di distribuzione globale di queste due aziende può essere ridotto circa del 10%. Ovviamente questo dipende dalla tipologia di clienti che si vanno a servire. In un altro studio di Hagebuck, questo è molto interessante dal mio punto di vista, si parla delle consegne nelle aree urbane ma poco popolate in Svezia. Questo perché? Perché di fatto per garantire un livello di servizio in questo caso ci si sposta verso veicoli con una capacità veramente poco sfruttata, perché di fatto se le aree sono poco popolate i pacchetti da distribuire saranno molto pochi. E si riesce comunque ad ottenere una riduzione in termini di costo che è pari al 15%, cioè un valore dal mio punto di vista molto alto. Un altro esempio interessante
È per esempio quello di Cruisen sulla cold supply chain, quindi tutto quello che riguarda la distribuzione del fresco, quindi degli alimenti freschi, e per la ditta Egberts, Master Food e anche altre ditte, e riescono a ridurre i chilometri totali per quanto riguarda la distribuzione, ovviamente soddisfacendo tutti i clienti, con una riduzione del 28,5%. Che dal mio punto di vista è decisamente notevole. Un ultimo caso di studio di cui vorrei parlare è quello della Philips nella propria area olandese. Stiamo parlando sia di lightweight, quindi tutti quegli elettrodomestici definiti piccoli, e anche di heavyweight, quindi tutti quegli elettrodomestici, insomma, con una dimensione notevole. Quello che Van der Broek, che è appunto lo studioso che si è occupato del caso di studio della Philips, riesce a dimostrare che il livello di servizio viene notevolmente migliorato, quindi stiamo parlando di consegne che vengono anticipate di giorni. Si ha una riduzione del 26% sulle emissioni totali di trasporto con la stessa flotta, chiaramente, quindi semplicemente riducendo quelli che sono i chilometri su strada, e una riduzione notevole anche del tempo di filiera. E quindi si riesce in questo modo anche a ridurre i tempi non solo di trasporto, ma anche di produzione. Ovviamente i casi di studio che abbiamo visto fino adesso sono, come avete potuto vedere, tutti relativi alla logistica, quindi alla consegna di fatto di beni. Quello che invece vorrei mostrarvi è come applicare questo concetto di collaborazione orizzontale per quelli che sono tutti i trasporti pubblici. E su questo lato c'è pochissima ricerca. E quindi perché c'è pochissima ricerca? Perché di fatto non ci sono abbastanza interessi economici da parte delle aziende per richiedere appunto una collaborazione orizzontale. Però quello che non si è ancora esplorato è il fatto che si può ottenere una riduzione di costi notevole per quanto riguarda anche i trasporti pubblici. Nel nostro caso specifico, quello che io vi mostrerò oggi, che di fatto è il mio campo di ricerca attuale, è il campo dei trasporti a chiamata. Quindi tutti quei trasporti che vengono fatti, i trasporti pubblici che vengono fatti tramite la richiesta da parte dell'utente. Quindi adesso vi farò vedere anche delle slides che ho preparato per voi. Ok, ora le condivido sullo schermo in modo che possiate vederli tutti comodamente da casa. Ok, perfetto. Quindi queste slide sono riferite a degli schemi equi per le aziende di trasporto che collaborano su servizi a chiamata, chiamati anche in inglese dial-a-ride. Ora, prima di tutto, che cos'è il dial-a-ride classico? Il dial-a-ride classico è sostanzialmente un servizio di trasporto a chiamata on demand effettuati solitamente da minibus in alcune zone cittadine. Minibus perché? Perché spesso i servizi a chiamata sono servizi per cui non è necessario utilizzare dei bus di grandi dimensioni perché le richieste non sono tali da giustificare l'utilizzo di grandi mezzi. Ma si possono vedere questi servizi a chiamata anche dal punto di vista dei taxi, per esempio, che di fatto sono dei servizi di trasporto a chiamata. L'obiettivo di un modello matematico che ottimizza un dial-a-ride, un servizio a chiamata, è ovviamente il trovare il costo minimo di trasporto in modo da soddisfare tutti i clienti. Chiaramente ogni cliente deve essere servito nei tempi previsti. Il servizio deve rispettare una durata massima, quindi quello che io richiedo se voglio andare da un punto A ad un punto B è che questo servizio non duri più del dovuto, e chiaramente ci sono delle restrizioni per quel che riguarda il tempo totale di guida dei guidatori che effettuano il servizio. Il dial-a-ride è molto presente nelle reti di trasporto cittadine, ma cosa succede quando le aziende sono più di una? Quindi noi abbiamo più, in questo caso abbiamo più aziende che si occupano di questo servizio. Può essere, per esempio, un'azienda di servizio di taxi, di shared taxi, quindi dei taxi condivisi, e un servizio, per esempio, pubblico di minibus. Quindi possono essere anche aziende di tipologia diversa, purché provvedano lo stesso tipo di servizio.
I costi delle aziende solitamente sono proporzionali a dove i clienti sono allocati, quindi da dove partono a dove vogliono andare e anche all'orario delle richieste. Perché all'orario? Perché banalmente durante l'ora di punta mattutina la distanza tra un punto ed un altro, il tempo di percorrenza diventa molto più alto a causa del traffico. In generale, alcuni clienti sono allocati molto lontani dal deposito dell'azienda. Quindi io chiamo l'azienda A e dico: va bene, ho bisogno di un servizio alle 8 di mattina che va dal punto A al punto B, però il deposito si trova dall'altra parte della città. Oppure ci sono due clienti che chiedono all'azienda di servizio di essere portati dal punto A al punto B a distanza di 10 minuti e ovviamente lo stesso veicolo non è in grado di servire entrambe le richieste. Quindi, cosa succede se le aziende mettono insieme i propri dati e cominciano a collaborare? Bene, questo è la parola chiave che sta sotto al dial-a-ride collaborativo. Quindi trovare quello che è il valore della collaborazione orizzontale in un contesto di trasporto pubblico o privato. In genere, la collaborazione è semplice, quindi quando semplicemente si mettono sul piatto tutti i clienti e chi è più vicino serve il cliente, non garantisce alcun tipo di equità tra le aziende. Infatti, qualche azienda potrebbe guadagnare molto e altre aziende perdere. E questo è un problema. Perché? Perché le aziende aderiscono alla collaborazione orizzontale se e solo se sono in grado di avere lo stesso profitto che avevano nella situazione non collaborativa, ma soprattutto la stessa visibilità con i clienti e lo stesso tempo di servizio. Quindi dobbiamo analizzare in modo da fornire un modello matematico che sia affidabile per le aziende, dobbiamo analizzare tre fattori chiave. Il primo, i profitti, quindi i profitti che si avevano nella situazione non collaborativa e i profitti che si possono ottenere col nostro modello. Poi il tempo di servizio per le altre compagnie, ovvero devo poter controllare quanti servizi faccio col mio veicolo per le altre compagnie e anche l'esposizione ai clienti, che è piuttosto importante perché ricordiamoci che un'azienda di trasporto tende a mantenere i propri clienti, quindi se io faccio servire il mio cliente da qualcun altro, può essere che il cliente la volta dopo chiami quel qualcun altro, quindi ci vuole un bilanciamento anche dell'esposizione dei clienti. Prima di tutto, come controllo il tempo di servizio? Beh, l'idea è quella di avere una banca del tempo. Questa banca del tempo è una banca in cui io posso guadagnare debiti o crediti, quindi sostanzialmente la mia banca del tempo è formata dai servizi che io faccio, il tempo di servizio che io spendo nei confronti delle altre aziende è quello che io definisco un mio credito. E un mio debito è il tempo di servizio che le altre aziende impiegano per servire clienti miei, quindi per me è un risparmio in termini di costo. Il modello matematico è in grado di trovare la migliore combinazione del servizio dei clienti mantenendo debiti e crediti tra le varie aziende equilibrati. Per quanto riguarda l'esposizione dei clienti, abbiamo un concetto simile che è la banca dei clienti. Anche qui posso guadagnare dei debiti o dei crediti. I crediti li guadagno servendo clienti di altre compagnie. I debiti, come li guadagno? Li guadagno quando altre aziende servono clienti miei. Anche qui il modello matematico è in grado di fornire il miglior trade-off, la migliore combinazione tra la riduzione dei costi globali e il bilanciamento della banca dei clienti, in modo che la mia esposizione, l'esposizione del mio marchio ai clienti, rimanga sempre costante. Bene, qui ho fornito un esempio della città di Roma in 10 giorni diversi, quindi con diverse richieste per quel che riguarda, abbiamo due aziende in questo caso che forniscono servizi a chiamata, l'azienda 1 e l'azienda 2, e abbiamo 10 giorni in cui viene valutato il servizio con diverse tipologie di cliente. Se guardate nella colonna costo, ogni giorno si possono ottenere delle riduzioni di costo che sono importanti, fino ad arrivare a un 15% in meno di costo in alcuni giorni. E
E questo è un risparmio notevole sia dal punto di vista dei costi di trasporto che della riduzione delle emissioni all'interno del traffico cittadino. E sappiamo che il problema è un problema molto sentito, soprattutto in alcune città del nord Italia, ma anche in Europa. Ora, lo sbilanciamento in termini di tempo speso dalle aziende nei confronti di altre aziende è però molto alto. Quindi questa è la collaborazione che viene definita collaborazione base, quindi quella senza equità. Quindi abbiamo delle percentuali di sbilanciamento del tempo che sono notevoli e che non sono attuabili dal punto di vista di una collaborazione. Quindi un'azienda non sarebbe mai in grado di aderire ad una collaborazione in cui viene speso il 62% del tempo in più da un'azienda rispetto ad un'altra. E lo stesso per quanto riguarda lo sbilanciamento dei clienti, quindi con molti più clienti serviti da un'azienda piuttosto che da un'altra. Ma il modello matematico che fa attenzione al bilanciamento dei clienti e dei tempi è in grado di restituire diciamo un'assegnazione dei clienti per le aziende con una riduzione del costo che è comunque molto alta, nel senso che possiamo arrivare a punte del 12% e del 14% di risparmio in termini di costo e quindi anche in termini di CO2, con una percentuale di sbilanciamento del tempo tra le varie aziende che è molto, ma molto più bassa, quindi non andiamo mai oltre il 10%. E con uno sbilanciamento dei clienti che è pari a 1. Questo vuol dire che in tutti i giorni che abbiamo osservato, abbiamo richiesto che la differenza di clienti, la differenza tra i clienti che io servo se io sono l'azienda 1, i clienti che io servo per l'azienda 2 e i clienti che l'azienda 2 serve per me, è al massimo di un cliente. Quindi manteniamo la nostra esposizione ai nostri clienti che rimane costante. E tuttavia siamo in grado di fornire una riduzione dei costi che è comunque molto alta. Quindi questa è la mia area di ricerca attuale, la trovo molto interessante, soprattutto per quel che riguarda anche il territorio che può essere del Trentino Alto Adige. Perché? Perché i servizi a chiamata sono molto importanti per tutti quei clienti che abitano in valli piuttosto che in luoghi remoti e ovviamente effettuare un servizio di trasporto in queste aree può essere molto molto oneroso. Quindi i servizi a chiamata potrebbero tranquillamente essere una risposta a quelli che sono le esigenze del territorio. E chiaramente, se più di un'azienda si occupa di determinati territori, perché non collaborare? Ci guadagnerebbero in livello di servizio tutti gli utenti, ma soprattutto in termini di costo e di emissioni le città o i territori coinvolti in questo. Un'altra linea di ricerca interessante che stiamo comunque valutando è quella di integrare non solo i trasporti a chiamata per quanto riguarda il trasporto persone, ma utilizzare gli stessi veicoli per dei trasporti a chiamata per quanto riguarda le merci. E questo è molto importante sul territorio cittadino. Perché? Perché se si potessero avere dei veicoli che sono in grado di fare servizio persone e al contempo consegnare anche piccoli pacchi, si ridurrebbe di molto quello che è il traffico dovuto alla logistica interna delle esigenze della città. Quindi, per ora io vi saluto, spero che la lezione e l'intervento sia stato interessante. Chiaramente, se doveste avere delle domande o delle richieste, potete tranquillamente scrivere una mail cercandomi sul sito della Facoltà di Scienze e Tecnologie. Buona giornata a tutti!